Sono chiamato a rispondere a dei dilettanti improvvisati che si mettono a fare inchieste sulla base di folli, i quali per ragioni di ritorsione personale, un restauratore che ha fatto pessimi restauri, che ha quasi rovinato una grande scultura, che è la gloria della mia collezione, il San Domenico di Nicolò dell'Arca, che pretendeva di essere pagato cifre proporzionate, che ha chiamato il giornale, questo Fatto Quotidiano, per dire, devo dire, inventando un quadro rubato che non ha niente a che fare con le vicende di cui stiamo parlando, perché quel quadro, che lui ha iniziato a restaurare male, nel 2012-2013, stava nella Villa Maidalchina, come io ho raccontato, lui l'ha restaurato, poi un altro restauratore ha messo in ordine i suoi errori e ha portato il dipinto alla condizione in cui è stato visto da persone consapevoli, fra cui alcuni studiosi particolarmente attenti, a una mostra sulla pittura del Seicento a Lucca tra Caravaggio e Pietro Paolini, che ha fatto pessime copie, riproduzioni in 3D, i più grandi sono quelli spagnoli, Factum Arte, abbiamo ritenuto di dare una possibilità a questo gruppo di non so quale paese della Emilia Romagna, un signore che si chiama Samuele, il quale ha fatto delle brutte riproduzioni, gli è stato detto, dopodiché voleva fare altre riproduzioni sostenuto da amici come Sauro Moretti, che volevano fargli fare riproduzioni, ma non era adeguato a farle. Io sono andato a trovarlo nel suo studio per vedere come lavorava, ho fatto duplicare un'opera che ho donato all'ospedale dove sono stato curato di cancro alla prostata, quindi ci sono anche vicende amare, 40 giorni sotto un soffitto bianco. La pila? C'è la pila? Dov'è quel cretino? Cioè, quindi voi siete riusciti a fare... Non toccarlo, questo non fa niente. No, a fare meglio di... Allora, io l'ho guardato... Questo, mio amico... Io ho verificato, siamo andati al Masca noi a vederla. No, ho detto un'altra tecnica. No, mi pare ottima, però. Ecco, vediamo un po'. Allora, spiegami, abbiamo fatto due lavori su questa... L'abbiamo fatto prima sul un'operazione. No, quindi quello che è interessante di queste operazioni è che ci sono, c'è lo spessore. Poi sai, quando vedi lo spessore non è che stai a guardare. Beh, lo spessore più bello si vede qua nelle prosse. E Vittorio, e questa l'abbiamo fatto sulla tela, perché prima l'avevamo fatto su un'operazione diversa, che poi te lo facciamo vedere. No, qui l'effetto è bellissimo. Perché quando tu vedi questo effetto non ti viene poi desiderio di andare a vedere il dettaglio. Quando entri dentro ti accorgi che... Un altro ancora l'avete fatto. Ma sono le prove che abbiamo fatto, perché questa è tutta matericità che nel quadro c'è, ma non esiste. Sente tutto. Queste dopo vanno nel pattugno. Vediamolo così. Sono dei test che abbiamo fatto per capire quanto possiamo venire su e giù. L'unico test che noi facciamo è capire se facciamo il 3D uguale o no. La cosa bella è che questo è il 3D del quadro. Qui si vedono queste sfumature, si vede la finta, la luna sbagliata, la prima luna e la seconda luna. Che uno vede questo 3D qua, dice che cosa c'è qua? Poi sono andati a vedere, c'è la prima luna.